Salve a tutti, oggi parliamo di... Di che parliamo oggi? Perché c'è un certo profumo di torba. Di torba, abbiamo i bicchieri, ma... Ta-da! Ringraziamo ovviamente Marianna Sigheri Mazzoleni. Di Ghilardi. Adesso ve la... Apriamo subito, apriamo. Perché è bella. Bottiglia semiquadrata, bellissima. Veramente una chicca. A tra poco. Eccoci, squadra non solo qui sia completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiora Vergano. E oggi torniamo sull'isola di Skye, torniamo da Tora Baig, che ha un'etichetta molto parlante. Molto parlante, innanzitutto dobbiamo capire come si pronuncia sia il whisky che il sottonome del whisky. Glenlang. Non so. Vabbè, chiediamo a Irma Gordon. Chiediamo a Irma Gordon. Tora Baig. Outglown. Etichetta parlante, sì, questo whisky ha due tipi di orzo, Laureate credo che si pronunci, sì, così, penso di sì. E Concerto. All'inizio la torbatura è a 77 ppm, 46 gradi. Anche il filtro Uncolored, ma soprattutto fa un invecchiamento first fill ex bourbon e refill whisky barrels, per cui insomma... L'informazione che invece a me interessa di Bravo, più fatti sì. Qual di è? Tutta l'etichetta è che ci dice quanti ppm esce, perché i ppm, voi sapete benissimo, perché l'avremo detto in qualche altra puntata che già, ci seguite, già. I ppm vengono contati al momento che viene fatta la torbatura del malto, già. Quindi anche valori molto alti in realtà poi post distillazione possono calare molto, e difatti qui da 77, che è un valore molto alto, considerate che la cavolin 16 mi sembra sta 40-50, e la cavolin 16 mena di torba, questo distillato è 17 ppm. Aggiungerei anche, per insomma, apro una parentesi, abbiamo cambiato location. Quadrata? Eh? No, per dire. Abbiamo cambiato location, per cui ovviamente siamo itineranti, siamo erranti. Adesso aspettatevi, vi citofoniamo a casa e insomma per una registrazione. L'acqua, bicchiere Kilcoman, così tanto per dire, ma... E il profumo di torba, questi 17 ppm, arrivano anche da lontano. Noi l'abbiamo fatto stare un po'. E beh, io onestamente... Dal punto di vista olfattivo lo reputo veramente ammagliante. Sì. Veramente ammagliante, perché ama la torba, è proprio un whisky turbato. Ah, io faccio un complimento, secondo me. Talisker. È abbastanza vicino... perché viene marino, prodotto, salato, sì, questa viene torba vicino. Quindi l'influenza del clima sicuramente è quella, e però ha delle note in fondo di liquirizia e legnose. L'alcol è tenuto, sì, benissimo. Guarda, l'alcol, ragazzi, è spettacolare, non so se avete sentito prima, ma se bene. Posso dire una, cioè secondo me lo trovo un pochino più sporco, tra virgolette, sì, in senso buono, sì, ovviamente, sì, no, passatemi, per cui lo trovo più catramoso, per noi, gomma, per assurdo è sempre un complimento. Sì. Lo trovo, ecco, salino, giusto, però lo trovo più sporco in quel legnoso, senso. Legnoso, sento tutti liquirizia, radice di liquirizia. Anche odori sintetici, no, proprio la gomma, la... Sì, diciamo, non il pneumatico, più una gomma, come non mi viene... Sì, la gomma da supertele. No, supertele no, dai. La gomma della camera d'aria, ecco, mettiamo questo. Sì, cioè, gomma della camera d'aria, sì, la gomma scura quella, sì, lì, insomma. Allora, ceroso, anche molto anche ceroso. Ceroso, sì, bravo, mi è piaciuto, ceroso. E, quello che stavo dicendo è che è strana la cosa, perché tu lo annusi e capisci che ti sta appagando e lo vuoi ancora annusare, ma nello stesso momento ti chiama bevimi. Sì. È vero, però la parte olfattiva... L'ho detto all'inizio, è molto molto ammagliante, io lo annuserei per diversi minuti. Sì, anche perché c'è tutta questa frutta matura sotto, sì, vela, vero, matura. Sento anche un limone candito, un cedro candito, un lime, cioè, ragazzi, anche tanta bella roba, frutta... devo dire tanta roba. Ragazzi, assaggiamo, perché sennò questa puntata, sì, dura, mira di Dio.
In bocca secondo me invece non è molto corrispondente. L'alcol è tenuto benissimo. Quando ingoiate, la bottarella ve la dà. Però se pensate a cosa mi è venuto in mente quando l'ho bevuto, dillo, mi mettete a ridere. Mi è venuto in mente il confetto, la mandorla. Ah, sì, anche ci sta. E mi è venuto in mente la caramella all'arancia. Incredibile. Sì, sì, perché c'ha queste note. Adesso, dolci, caramella al limone, tostate un pochino. Sì, proprio, cioè, la torba c'è, ma la torba c'è, ma non è aggressiva. Non è aggressiva, è molto più aggressiva a livello olfattivo rispetto, sì, a livello gustativo. Magari esce fra poco, però a livello olfattivo è appagante proprio, cioè è importante, una torba abbastanza importante, ma ti riempie di gusto, è livellata con il resto, nel senso, sì, predomina, però poi tu puoi sentire tutto sotto e dietro, il legno, la liquirizia, la frutta matura. Sì, sì, è vero, sono d'accordo con te. Ci sono, chiama il secondo sorso. Ci sono diverse sensazioni che vengono fuori poco alla volta. Allora, ecco, rispondente secondo me solo sul discorso canditura, frutta, queste cose qua. E poi c'ha tante altre cose. Credo sia già andata sold out. Ma è una assolutamente. Credo. Ecco, una secondo me è un whisky dal punto di vista gustativo anche elegante, molto elegante, sì, sì, anche elegante, elegante, elegantezza. È elegante, però tra l'olfatto e il gusto mi rimane molto più delicato rispetto all'olfatto. Però è lungo. Lunghissimo, sì, lungo. Lungo, persistente, giusto. Sì, sì, persistente. Sta anche un po' virando, sta tornando quell'idea di confetto che avevi tu. Sì, sta tornando l'idea, la turba esce fuori adesso. Il primo sorso dovete abituare un attimo la bocca, il secondo sorso è bellissimo e vi prolunga la sensazione in un modo. Sì. Non ti chiama al terzo sorso, mettila così, che in un certo senso è anche un bene, no? Non è un whisky, è pericoloso perché da un certo punto di vista lo stareste a annusare mezz'ora. I fumi dell'alcol, lo diciamo sempre, ubriacano probabilmente peggio perché vanno direttamente nei polmoni, dai polmoni nel sangue. E quindi odorate sì, ma state attenti. Quando lo bevete è comunque molto appagante, il primo sorso, come dicevo, è un po' più, no? Ti arriva un po' quando ingoi, soprattutto quando lo fai girare in bocca per capire anche che anche il filter, i denti non stridono, va. Poi un po' vi aggredisce, il secondo sorso è un'esplosione. Sì, sì. Però lo trovo assolutamente... Ha messo l'acqua? Ah, pure a me mai, sicuro? Eh sì. Allora, in bocca, scusate, al naso è andata un po' via la torba, si è un po' spento forse, si è un po' calato, Quindi se quell'odore di torba per voi a naso era troppo predominante, a livello di torba un po' si spegne. Ecco, sento più però adesso però... le note sintetiche, anche solvente, con l'acqua esce fuori anche un po' di solvente per il legno. Però molto allora legnoso. Sai che c'ho come idea anche, sai l'acqua zuccherata? Proprio l'acqua zuccherata, sì, che è quasi confetto, no? Sì, sì. Anche il zucchero filato. Sì, zucchero filato. La pronuncia corretta è la sua, zucchero. E niente, questo... E anche con l'acqua in bocca si conferma una bomba. E la cosa molto bella è che è vero che la bocca un po' si è già abituata, ma il livello alcolico è bassissimo. Quindi è veramente un gran bel whisky. Complimentoni a Tora Bike. Sì. Aggiungo assolutamente che sposo quello che ha detto Arnaldo, lo trovo veramente, sono contento di aver comprato la bottiglia. Noi abbiamo comprato sulla fiducia e devo dire che però è un whisky assolutamente bello da se c'è da ancora bere. Disponibile, ragazzi, fateci un pensiero perché poi in realtà è molto particolare, cioè la parte olfattiva che all'inizio è molto forte. C'è la parte gustativa che all'inizio invece è molto delicata, ma non corrisponde alla parte olfattiva con questo finale, comunque questa resistenza importante. E poi con l'aggiunta dell'acqua escono fuori note un po' sintetiche, un po' diverse. Comunque lungo. Comunque lungo, sì. E la torba c'è e non c'è, ecco.
cioè molto più a livello olfattivo che a livello gustativo. Una cosa oggettiva, con le nuove distillerie non si può fare un eccessivo discorso qualità-prezzo, nel senso che è normale che le nuove distillerie escano con dei NAS o con degli imbottigliamenti molto giovani a prezzi un po' alti. Sì. Però secondo me un po' tutte le distillerie, che sia Bimber, che sia Dorabike, che sia quello o quell'altro, vanno anche un po' supportate, perché per 3 anni hanno prodotto o gin o altro, ma non possono vendere, certo, whisky, che minimo, come voi benissimo sapete, l'invecchiamento è 3 anni. Certo. Quindi è vero che questa bottiglia, magari, non lo so, Gigismondo, diccelo tu, costerà 60 euro, non sì, lo quello... so, 50 euro, non lo so, però se li merita, certo, sia perché è veramente una buona bottiglia, un gran bel whisky, e secondo, con il ragionamento di dire ok, sì, faccio anch'io un po' lo sforzo, cerco di sostenere la distilleria. Ragazzi, grazie Mariana, grazie Ghilardi, decisamente sì, grazie, bevete poco, bevete bene, alla prossima, ciao. Gunslinger, Deathbringer in your black.